chiamo Chiara Pedisano, sono ricercatrice all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e mi occupo principalmente di studiare i quark e i gluoni, che sono tra i mattoncini fondamentali che costituiscono tutta la materia che ci circonda. Per studiare queste cose piccolissime, ovviamente dobbiamo avere un metodo e il metodo, vi dirò, ha 400 anni. Sono Michela Chiosso, sono professoressa associata presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Torino. Sono la fisica delle particelle e svolgo la mia attività di ricerca in un esperimento al CERN che si chiama COMPASS e sto anche lavorando a un futuro esperimento che sarà su un acceleratore di particelle in costruzione negli Stati Uniti, l'Electron Ion Collider. Questo è il metodo sperimentale che ci ha lasciato Galileo Galilei, che ci insegna a osservare il fenomeno che vogliamo studiare, a formulare un'ipotesi su come questo possa funzionare, su quali siano le leggi matematiche che governano quel processo fisico che stiamo studiando. E poi il fulcro, e per noi che lo facciamo anche la parte più divertente del metodo, è quella di fare gli esperimenti per verificare o meno l'ipotesi, ripetere gli esperimenti in condizioni diverse e valutare se l'ipotesi che abbiamo formulato sia effettivamente quella che governa il processo che stiamo studiando, oppure se sia necessario tornare indietro, cambiare le proprie ipotesi, rifare gli esperimenti finché non si trova quale sia la legge che veramente descrive il processo fisico che stiamo studiando. E ancora oggi funziona così. Facciamo delle ipotesi su come funziona il mondo intorno a noi, su cosa lega insieme i mattoncini fondamentali della materia, ad esempio, o su cosa succede in una stella di neutroni lontana anni luce da noi, e poi andiamo in laboratorio gli acceleratori a verificare sperimentalmente le nostre ipotesi o lanciamo dei telescopi nello spazio per andare a studiare le galassie più lontane. Come applichiamo, Chiara e io, il metodo scientifico nel nostro lavoro di ricercatrici? Essendo noi fisiche sperimentali, come dice la parola, facciamo esperimenti, sperimentiamo. I fisici delle particelle costruiscono apparati anche molto complessi per registrare quello che accade negli urti tra particelle ad alta energia. Acquisiamo una enorme mole di dati che poi analizziamo per capire, cercare di capire quello che è avvenuto nelle collisioni tra particelle. Dopodiché annotiamo i nostri risultati, che per noi vuol dire pubblicarli su riviste scientifiche. Se i nostri risultati sono in accordo con l'ipotesi che è stata fatta dai nostri colleghi teorici per spiegare un determinato fenomeno, allora vuol dire che abbiamo compreso a fondo la natura di quel fenomeno. Se al contrario i nostri risultati non sono in accordo, allora i nostri colleghi teorici dovranno formulare una nuova ipotesi, una nuova teoria per spiegare il fenomeno e noi fisici sperimentali eventualmente tornare in laboratorio e rifare un nuovo esperimento per aggiungere un altro pezzettino del puzzle che aiuti a verificare la nuova teoria. Ma fare ricerca scientifica e applicare il metodo scientifico per arrivare a una scoperta può richiedere molto tempo. La ricerca scientifica è un processo emozionante e bellissimo, che però può essere un percorso spesso lastricato di difficoltà. E come scrisse Jane Watson nell'introduzione al suo libro La doppia elica, Jane Watson, vincitore del premio Nobel nel 1962, premio Nobel per la medicina, per la scoperta della struttura del DNA, insieme a Francis Crick e Maurice Wilkins, la scienza, come spero dimostrerà questo libro, raramente procede col metodo rigorosamente logico che i profani si immaginano. Al contrario, i suoi passi avanti e talvolta indietro sono spesso vicende molto umane in cui hanno parte essenziale la personalità dei protagonisti e le tradizioni culturali. Per questo nel suo libro Watson ha cercato di rievocare le sue impressioni personali sui fatti, le persone e le vicende legate alla scoperta della struttura del DNA. Passare in rassegna i fatti di cui si ebbe nota dopo la scoperta della struttura avrebbe potuto essere un approccio più obiettivo, però, continua a scrivere Watson nel suo libro, non sarebbe riuscito a comunicare lo spirito e l'eccitamento di un'avventura che è stata caratterizzata insieme da giovanile baldanza e dalla convinzione che la verità, una volta scoperta, sarebbe stata semplice oltre che bella.
Lo spirito e l'eccitamento, è questa la ricerca scientifica e la passione spesso che muove i ricercatori e le ricercatrici nel loro lavoro. Però la ricerca richiede anche tanta pazienza, che richiede di tornare a volte sui propri passi prima di arrivare finalmente a fare la scoperta scientifica. Un'altra grande lezione sul metodo scientifico ce l'ha lasciata Enrico Fermi, forse il più grande fisico italiano dopo Galileo Galilei, che diceva che ci sono solo due possibili conclusioni di un esperimento. Se il risultato conferma le ipotesi, allora abbiamo appena misurato un effetto. Se invece il risultato è contrario alle ipotesi, allora lì si apre la strada per la scoperta scientifica.